Sei pronto, Gualtiero? Bravissimo! Bella raga, sono Flayn e bentornati, siamo qui oggi di nuovo su Minecraft, in questo villaggio, perché sono stato contattato da uno scienziato dopo che si è sparsa la voce di come abbia ben gestito la situazione con lo zombie titano circa un mese fa nel mio villaggio, e pare abbia un incarico per me. Non lo so, probabilmente lo scienziato è scemo, perché per chi si ricordasse come è finita l'avventura con lo zombie titano, non è che era stata tutta questa gran cosa, anzi pochi sopravvissuti hanno detto che se mi vedono mi impalano. Ebbene, lo scienziato pare che viva nella fucina del fabbro, cioè non proprio dentro, diciamo che la sua abitazione vera e propria è dentro la montagna. Il problema principale è dove vado a mettere Gualtiero, perché se lo lascio fuori questo poi mi scappa. Signor Villico, non rompa le palle, per una buona causa devo fare entrare il mio ciuco Gualtiero. Dai, qui tranquillo Gualtiero, tornerò dopo a prenderti. Mi raccomando, signor Villico, biada due volte al giorno, altrimenti poi si sente male. Tra l'altro pare che di recente lo scienziato si sia rincoglionito peggio del solito, infatti ha fatto frenare completamente la strada che portava alla casa della fucina, quindi nessuno può salire e nessuno può scendere in teoria. Infatti sono chiusi dentro da non so quanti giorni. Perché ha messo un pulsante per terra? Si è rincoglionito, questo l'abbiamo capito. Chiudiamo questa e andiamo di sotto. Signor scienziato, sono arrivato, c'è qualcuno, cosa sta facendo? Cosa fa col suo aiutante? Non fate le sconcerie, per l'amor di Dio. Benvenuto, straniero. Lascia perdere la scemenza cronica che ci ha colpito. È stata a causa di una strega che ci ha lanciato una pozione mentre provavamo un infuso di bacche dell'immortalità giù alla radura. Ma c'è una cosa molto più importante di questo. Mi serve una testa di drago per attivare la mia macchina del tempo. Sono sicuro che il me del futuro mi ha lasciato qualcosa di molto importante. Come una macchina del tempo? Poi come fa a sapere che il lei del futuro le ha lasciato qualcosa in giro apposta per il lei del passato? Ho lasciato un messaggio in un posto che sicuramente troverà. Trova la testa di drago. Nel frattempo io cercherò di creare una cura per me e per il mio assistente. Sì, ma come la trovo una testa di drago? Prova a sentire da Joboaru, il protettore del villaggio. Abita sopra la montagna. Comunque la macchina del tempo è piuttosto storta, posso vedere un attimo? Non toccarla, maledizione. Madonna mia, quanto è scortese, mi scusi. La lascio i suoi intrugli, vado a prendere la testa di drago che forse è meglio. Ma ditemi voi, se con tutti i posti questo coglione deve abitare sopra la montagna? Ma io non lo so. Mi spaccherò una gamba saltando qua in cima, mi sembra di essere tipo Stambecco di Montagna Simulator. Dai che sta parete mi ha già rotto le scatole. Troverò un creeper qua sopra che mi attende sotto una roccia che mi fa saltare per aria. No, me lo scalo io sta roba, che non c'ho neanche un piccone. Diventerò deficiente. Vai, che ci siamo quasi. Io temo più che altro che i villici possano arrostirmi, Gualtiero. Che è un'ipotesi molto probabile, dato che porca vacca mangiano solo del grano e del pane. Quindi mi pare ovvio che possano avere dei raptus, minchia, se torno giù e trovo la griglia con Gualtiero sopra, li scotenno. Signor Boaro, signor delle mucche, salve. Lei per caso può dirmi dove posso trovare una testa di drago? Intanto è una casa che favorisce il suicidio a bestia, quindi tiriamo via sto coso di neve. Allora, sta testa di drago, signor Boaro. Parla in romano! Abbiamo già cominciato male, mi scusi. Mi dica qualcosa che io possa capire, così ce l'ha sta testa di drago o no, altrimenti me ne torno di sotto. Drago, hai detto? In gioventù ne uccisi uno e gli staccai la testa, ma non l'ho qui con me. Dato che in quel periodo ero anche un famoso ladro di galline, ero spesso perquisito nei villaggi dove entravo. Temendo che potessero sequestrarmelo, lo nascosi nella montagna Lavosa, alle spalle di Monte Sughero, quella grande montagna che vedi venendo qui. Ok, bella storia, ma io posso prenderla sta testa oppure se... Prendila pure se ci riesci. È collegata a un impianto esplosivo, quindi nel caso dovessi riuscire ad arrivare al baule, date la gamba il più presto possibile. Potrai trovare il baule di fianco alla fonte della cascata di lava. Ah, nel caso dovessi tornare, portami dei cracker, che qua in cima mi sono stancato di rosicchiare il legno. Va bene, le porterò i suoi cracker, signor Boaro. Allora, io preferirei andare a sentire prima dello scienziato pazzo se c'è un po' di equipaggiamento, perché io ho solo della roba di ferro che scrausa veramente a bestia. Signor scienziato, so dove trovare la testa di drago, ma ha dell'equipaggiamento per me, altrimenti mi fanno il culo. Ho un mestolo per mescolare la zuppa di fagioli, se vuoi. Facciamo che vada a prendere Gualtiero prima che faccia buio, va là. Ovvio, non poteva che venire notte quando ero pronto per partire per la spedizione. Signor Villico, gliela giusto dopo la casa. Adesso devo uscire con Gualtiero, che sicuramente sbatterò la testa, perché chi ha costruito questa casa non aveva adibita a stalla. Comunque io non so chi abbia progettato ste case, ma penso sia uno dei viaggi più storti che abbia mai visto. Andiamo di là e mi raccomando, stiamo attenti alle streghe, anche perché nei paraggi dovrebbe esserci ancora la strega della scemenza. Lì c'è un creeper, non è bello. Andiamo su di qua, salve. Ecco la strega, via, 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 via. No, ha ingerito qualcosa, veloce, non farti colpire, che porca vacca, se mi diventi scemo Gualtiero è un casino. No, gli arcieri non mi piacciono, maledizione, li odio gli arcieri, ma li odio veramente di brutto. Se trovo un buco, veramente, raga, mi spacco di brutto. Dove posso andare? Dobbiamo passare di là, l'unico punto è passare, no, che c'è il creeper vicino alla spiaggia. Tu ce la fai saltare nell'acqua, Gualtiero, non è che sei scemo. Insomma, stare con i villici non ti sei rincoglionito. No, veloce che c'è il creeper. Dove minchia sta montagna lavosa? Salve, signor creeper. Vedo della lava, ho visto della lava, devo andare in quella direzione. Io me la
la farei anche se non fosse salve signor Creeper, che mi sparano arcieri da tutte le parti. Infatti c'ho la testa che sembra un porta stuzzicadenti. Parcheggiamo qua, Gualtiero. Run veloce. Aia. No, veloce. Non ho voglia di fermare a fare il botte, perché se mi fermo mi ammazzano. Ce ne sono troppi. Su di qua c'è qualcuno che mi segue. Allora, non ho una piglia, quindi potremmo utilizzare questo creeper per crearci una strada. Signor Creeper, no, stia più lontano. Stia più lontano. Aia. Ci ha aperto la strada, sì. Perfetto, bravi creeper. Ma ve ne potete andare, per favore? Cos'è un raduno di deficienti qua sotto? Via. Ok, non mi segue più nessuno, quindi questa è tanta roba. Devo trovare però un po'. No, porca puttana. Ma che simpatici creeper. Dovremmo essere quasi arrivati, perché io non ce la faccio più. La fonte della lava è qua in cima. Mi salterà in testa un altro creeper, anche se sento più che altro rumori di mini zombie. Ha detto che c'è una trappola esplosiva dietro il baule, che è vicino alla fonte. Ma il problema è questo: ce la faccio a darmi la gambe prima che possa esplodere il tutto di fianco alla fonte? Sarà qua, immagino. Dato che è l'unica zona percorribile, io ho detto non prendo un piccone, tanto che mi serve. C'ho l'accetta, uso l'accetta che ci faccio tutto. No, invece il piccone è l'unica cosa che mi serviva, dato che da quando ho iniziato questo episodio sto solo martellando. Ecco il baule. Veloce. Testa, vai veloce, via. Esploderà mezza montagna, porco demonio. Buongiorno signor mini zombie, salve. Andiamo a prendere Gualtiero, salve signor pecorone. Buongiorno, salve signor creeper, com'è grazioso lei. Gualtiero, sono arrivato. Sono qui Gualtiero, andiamocene. Quasi arrivati, abbiamo la testa di drago, siamo sopravvissuti. Anche Gualtiero ci ha rimesso una vita. Minchia che buco, se lo beccavo raga di notte, cioè non lo vedevo proprio, mi schiantavo, morivo. Signor Villico, mi dispiace sfrattarla, ma la casa ormai è del mio cavallo Gualtiero. Adesso la chiudo, perché altrimenti mi scappa fuori. Tutti posti, un pulsante per terra. A me non lo so, mi viene anche l'artrite, guardare giù. Dottor scienziato scemo, ho la testa di drago, se le interessa. Molto bene, ora attendi un secondo che bevo sta roba e arrivo. Intanto vai nella stanza accanto. Ok. A few moments later. Questa è la macchina del tempo. Viaggerai fino a 10.000 anni nel futuro. Prenderai l'oggetto che lascerò nella casa più alta del villaggio e tornerai qui. Però sbrigati, se rimani troppo tempo nel futuro, la testa del drago potrebbe non reggere, esaurendo il suo potere, e rimarresti intrappolato là per sempre. Ora posiziona la testa sopra la macchina. Ok, come vuole lei. Non è che esplode qualcosa, eh. Voilà. Perfetto, testa posizionata. Bene, ora deposita tutti gli oggetti in un baule, altrimenti potresti perderli nel viaggio. Purtroppo non possiamo portare niente nel futuro, al contrario invece possiamo portare indietro. Io vado, ma posso sapere almeno quale sarà l'oggetto appunto che devo prendere? Non ne ho la più pallida idea. Come non lo sai, io come cavolo faccio a capirlo? Signor scienziato, ma sarò nel futuro in qualche altro posto o sarà sempre in questa zona? Cambierà solo il tempo, la macchina rimarrà nello stesso posto da cui è partita. Ci siamo, contatto! Oh, è finito sto viaggio che devo andare a dare la biada a Gualtiero. Porca vacca, mi sono anche dimenticato di dargli un covone prima di partire. Poveretto, sarai che è morto di fame. Che cosa grossa. Ok, siamo arrivati sul tetto. Devo trovare la cosa più alta del villaggio. Poi chiamalo villaggio, porco demonio, è una città enorme. Mi sembra che quella cosa là in fondo sia la cosa più alta di questa zona, quindi dobbiamo raggiungere quella. Stavo pensando se rifare le scale, ma mi rompe veramente le scatole, quindi ci butteremo di sotto. Sfrutteremo quella pozza d'acqua come se fosse un dropper e ci salteremo dentro, sperando di non morire, perché una volta morti non potremo mai più tornare indietro. Ok, sì, ma è una città di pecore, non lo so. Nel futuro non ci sono villici, ma ci sono solo pecore. Vi giuro che sono ubriaco a fare queste scale, mi fanno male gli occhi, mi bruciano veramente un sacco. Sono arrivato! Meno male, non ce la facevo più. Dice un bullo, ti prego, dimmi che l'oggetto è qua dentro, che me ne voglio andare il prima possibile da sto posto. Tra l'altro, io quando sono entrato in sta torre era notte, adesso è giorno. Una mela, perché c'è una mela? Mi ha mandato a prendere una mela. Chi se ne frega, l'oggetto l'abbiamo preso, dobbiamo andarsene di qua il prima possibile. Sto guardando un posto, raga, potrei scendere da qui, che potrei fare veramente in fretta, dato che c'è una sorta di laghetto. Via di sotto, mi raccomando, non crepare, altrimenti rimarremo intrappolati qua per sempre. A parte che siamo morti, non ce ne frega più niente. Vai! Ah, non è una gran fontana. Minchia, di poco non abbiamo perso tutti i denti. Veloce, diretto alla macchina del tempo. Comunque tra 10.000 anni sto villaggio sarà veramente una fottuta figata. In teoria dovrebbe riattivarsi da sola, in pratica non lo so. Ok, forse dovremmo esserci in teoria. Scienziato scemo, sono tornato. Io ho trovato una mela là in fondo, ma è questo l'oggetto? Dammi la mela, grazie mille. Adesso puoi riprendere i tuoi oggetti, sono ancora nel baule. Anche in tutto ciò me l'ho dimenticato di togliermi la corazza. Infatti l'abbiamo completamente persa. Ma va bene lo stesso. Dove minchia è andato lo scienziato? Signore scienziato scemo, dove è finito? A cosa le serviva alla fine della mela? C'è un motivo. Grazie, ora puoi andare. Come grazie, ora puoi andare? Dopo che ho fatto una missione dove ho preso botte addirittura il mio cavallo, esigo sapere a cosa le serve quella mela. A niente, avevo scommesso con il mio assistente che le mele del futuro erano più buone, ma devo ammettere che fanno decisamente più schifo. Ma scusami un attimo, il tè del futuro è così scemo da averti lasciato una mela per questo stupido test? Certo, pozione dell'immortalità più pozione della scemenza uguale scemo per sempre. Non ti sei chiesto come possa esserci ancora dopo 10.000 anni? Ti avevo avvertito che la pozione poteva solo peggiorare.